prima a Salerno, poi delle partite almeno sulla carta, consentimi Vincenzo, non impossibili con il Pordenone, il Cosenza e poi la Virtus Entella ancora all'Adriatico. Giocherete in casa le prime due partite con due matricole, seppur ambiziose. Ma il campionato di Serie B ci ha insegnato in questi anni che anche le neopromosse hanno spesso recitato ruoli importanti, ecco, quindi non bisogna mai commettere l'errore di sottovalutare queste partite, perché sono comunque partite impegnative contro gruppi che vengono da una vittoria di un campionato e hanno sempre un qualcosa di importante alle spalle. È ovvio che noi vorremmo costruire un qualcosa di importante soprattutto in casa nostra, come abbiamo fatto l'anno scorso. Sappiamo che in casa nostra possiamo, grazie al nostro tifo, al nostro stadio, portare a casa qualche punticino in più. Beh, insomma, la Salernitana sta allestendo un'ottima squadra, secondo me punterà a fare bene, una classifica secondo me come ambizione medio-alta, per cui sarà un ottimo inizio e inizieremo a misurarci subito con una squadra potenzialmente che vorrà fare bene, un banco di prova importante, però è chiaro che insomma le squadre partiranno tutte alla pari, per cui sarà importante partire bene. È chiaro che insomma tutte quante appunto vorranno farlo, noi ci siamo. Avevi detto qualche settimana fa, siamo ambiziosi ma non presuntuosi. Beh, assolutamente, noi vogliamo semplicemente iniziare, misurarci con le altre anche per capire il nostro valore. Le squadre sulla carta sono tutte quante fatte bene. Per fortuna purtroppo poi le squadre vengono smentite, no? Magari in alcune situazioni. Noi abbiamo l'umiltà di mettercela tutta e di voler fare un buon campionato. Insomma, vediamo mano a mano cosa succederà.